Il richiamo ai principi posti dall'articolo 27 e dall'articolo 117 della nostra Carta fondamentale qualifica come costituzionale il dovere di tutti i poteri dello Stato di far cessare la situazione di sovraffollamento carcerario entro il termine posto dalla Corte europea, imponendo interventi che riconducano comunque al rispetto della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti umani. La violazione di tale dovere comporta, tra l'altro, ingenti spese derivanti dalle condanne dello Stato italiano al pagamento degli equi indennizi previsti dall'articolo 41 della Convenzione, condanne che saranno prevedibilmente numerose in relazione al rilevante numero di ricorsi ora sospesi ed a quelli che potranno essere proposti a Strasburgo. Ma l'Italia viene soprattutto a porsi in una condizione che ho già definito umiliante sul piano internazionale per le tantissime violazioni di quel divieto di trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei detenuti che la Convenzione europea colloca accanto allo stesso diritto alla vita. E tale violazione dei diritti umani va ad aggiungersi, nella sua estrema gravità, a quelle, anch'esse numerose, concernenti la durata non ragionevole dei processi.